è stata dominata, letteralmente dominata. Grande prestazione di tutti, specialmente di Gerbo al centrocampo, che mi è sembrato ritornare in palla prima del suo brutto infortunio. Grandissima prestazione di Quinto, prestazione maiuscola di tutti, senza dimenticare Leonetti, che ha meritato di entrare in campo fin dal primo minuto. Tutto è bene quello che finisce bene, anche Cavallaro nei suoi ultimi quarto d'ora di gioco, 10 minuti di gioco, ha fatto vedere quanto è importante per questa squadra, quindi ci sono tutte le carte in regola per finire degnamente il giro di ritorno e andare a strombattuto nel girone di ritorno, e quindi di portare questo Foggia il più alto possibile. Che ti è sembrato della parte psicologica? Perché sai, dopo, quando sei in superiorità numerica, è facile buttarla sul possesso palla e basta. Invece alla fine le occasioni ci sono state, hanno insistito, giocano sempre alla stessa maniera, a prescindere se sono in 10, in 11. È vero? Esattamente. Una grande prestazione, hanno aspettato il momento giusto per mettere la partita sul giusto piano, quindi di addormentare la partita quando c'era da addormentarla, di rifare il terzo gol e poi anche il quarto, quindi ottima prestazione da parte di tutta la squadra e avanti così. Sì, è vero. Dai, insomma, c'era un po' di paura, c'era il timore che Barletta quella partitaccia, insomma, in qualche maniera ci potesse condizionare. Un po' di paura c'era, insomma, perché sai. Siamo stati bravi a scollarci di dosso quel brutto momento. Oh, ci ha raggiunto anche Valentino. Vediamo. Ci sei? Eccomi qua, che c'è? Che un eco. Dai, Valentino, sì. Allora, in qualche maniera ci puoi. Oh, c'è. Lo so che è il telefono, però al telefono c'è un altro mitico che evidentemente non ci può raggiungere. Intervieni tu intanto. Io? No, niente, mi sembra tutto bellissimo. Dimmi. Certo, siamo collegati, vuoi fare un commento alla partita? E dunque, allora senti, facciamo una cosa, ti metto in viva voce così senti direttamente. Ecco, allora, bene, allora aggiungiamo un altro ai potenti mezzi nostri. Sì, allora c'è Grazia collegata sul telefono e vuole sapere chi ha segnato. Non so se sai il risultato. No, non lo so. Non lo sa? Allora, Valentino, com'è andata? Allora, abbiamo vinto 4-0 intanto. Due gol nel primo tempo e due gol nel secondo. E ha segnato prima Sarno sul rigore, poi ha segnato Leonetti, su uno schema strepitoso da calcio d'angolo. E poi nel secondo tempo ha segnato Pinuccio. E poi c'è l'autogol. Prima di Pinuccio c'è stato l'autogol. Su cross di Cavallaro. Benissimo, va bene. È una prestazione bella, insomma, anche se eravamo in 11 contro 10, no? Ci siamo andati bene. E grazie, si è perso tutto questo ben di Dio. Vedremo di replicare col Martina, grazie. Viaggio, io non ho sentito praticamente nulla. Ah, allora, va bene. Allora, te la riporterò io la cosa. Allora, Valentino, poi spiegheremo tutto anche a chi si è collegato soltanto dopo. Diceva prima Vincenzo che c'era stato questo momento particolare della partita col Barletta, avevamo paura che in qualche modo le scorie fossero arrivate anche dopo le cartellate.
Invece no. No, mi sembra di no. È vero pure che la Paganese, non so se perché era rimasta in 10, però non è sembrato proprio, cioè, una delle squadre più scarse, insomma, con cui abbiamo giocato, è parsa un po'. Al di là del fatto che noi comunque abbiamo giocato bene, però. È vero. Beh, però così come quando giochiamo, quando andiamo male, il merito è anche degli avversari, anche quando, No, certo, anche in questo sì. caso il merito è stato nostro, cioè voglio dire, alla fine una squadra che non si è Certo. chiusa, come potevamo pure chiuderci, aspettare che loro venissero fuori, andare in contropiede, Sì, ingenui, sembrava un qualcosina. amichevole del giovedì contro una squadra di due o tre categorie sotto, insomma, sembrava una cosa. Era imbarazzante quasi. Però la Paganese non sembrava essere così scarsa, almeno da giudicare le Sulla ultime carta no, non partite. sembrava, però abbiamo dominato, si può dire, insomma, non c'è stata proprio partita oggi. Anche Bengivenga ha fatto qualche giocata decente, devi Ho cercato ammetterlo. di riaprirla, ma non ci riuscivo. No, vabbè, dai. Comunque, c'è un interessamento del Bayern su Bengivenga, c'è No, a me fa quest'asta. arrabbiare perché sul 2-0 non è che abbiamo rischiato, però c'è stato un calcio d'angolo. Quelle sono situazioni, poi un attimo, capito, la partita, Sì. cioè siccome stavamo così talmente rilassati che potevamo fare il gol in qualsiasi momento, e quelle sono le situazioni più pericolose, io perciò che dicevo, non è che non sono contento, però col senno di poi sono contento, però ci siamo preso gol, e se no Il sono state le occasioni per farne 3, 4, 5, 6, cioè bisogna. valore aggiunto di un portiere come Narciso, che è quello che ha impedito di riaprire la partita. E rischiavamo di cambiare tutto Sì, quanto ma alla prima lui, giornata, cioè, eh. il portiere che ti fa un solo intervento, perché ne ha fatto uno solo in tutta la partita, ma è quello che ti cambia, che ti impedisce di cambiare la dinamica dell'incontro. Infatti, lì sarebbe stato proprio un dramma prendere gol proprio prima di andare a riposo. Poi Però. d'altronde hai visto, no, che lo stesso telecronista era intervenuto per spiegare che, cioè, parlando a proposito di Narciso, del fatto che lui alla fine viene da tanti campionati di Serie B, è Quello chiaramente di intanto. una categoria superiore. E forse se non avesse avuto quell'incidente di percorso, con quel coinvolgimento che ha portato sì, a una squalifica, peraltro squalifica per omessa denuncia, quindi non una squalifica pesante. No, 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 non con la giovinezza. Beh, probabilmente lui poteva avere palcoscenici a giusta ragione diversi. Oggi No, però è mi uno di un piace bel perché sono rilancio. tutti quanti molto concentrati anche sui dettagli, no? Sui passaggi piccoli, tutti, insomma c'era una concentrazione molto alta, quello mi fa piacere. Insomma. Io È vero. ho visto le partite di oggi, di Baze, pomeriggio, a Riversabbia, a Casentana, ma veramente non riuscivano a mettere in fila due passaggi. Le altre squadre non si sono rinforzate così tanto. È vero che c'è No, ancora però io tutto per il quello che mese di dicevo, gennaio. perché poi. Nel senso, anche adesso loro già hanno calciatori più forti dei nostri, però come gioco non c'è niente. Veramente siamo gli unici che facciamo un po' di gioco del calcio in questo girone. La classifica si è accorciata? E, boh, adesso non l'ho vista la proiezione, diciamo, no, beh, forse sì, con la Salernitana che ha perso. Abbiamo Salernitana a 40, Benevento, Juve Stabia e Casertana che sono sotto, poi arriviamo noi a Adesso 34. speriamo che Lecce non vinca. Sì. Beh, comunque, Matera e Lecce sono le uniche. Il Catanzaro si sta già staccando un pochettino, poi E sì. anche se ha vinto oggi, però peccato alla fine. Eh sì, però rimane ancora un po' sotto, perché se, cioè, può rallentare una di queste che sono avanti, non tutte. Cioè, Non c'è. fra noi, la Casertana, Matera e Lecce, in questo momento siamo noi quattro che ci giochiamo il quarto posto. Però appunto poi ci saranno gli scontri diretti, comunque ancora insomma c'è tutto un campionato, metà campionato. Tu, Vincenzo, come la vedi? Scusate, ma non vi seguivo. No, come vedi la classifica? Cioè, visto La classifica che abbiamo. Cioè, tu d'altronde sai mi che sembra bisogna abbastanza essere. viva, no? Ho Bisogna essere quarti per visto. andare avanti. Infatti. Credo che sia, insomma, sorrida, a Foggia, quindi va bene così. Aspettiamo i risultati del Lecce, vediamo un attimino come siamo messi a fine di questa giornata. Ecco. Anche perché mi sa che nel nostro girone,
avremo la quinta, quella che verrà esclusa comunque dai playoff, che farà più punti di altre quarte. E a noi è proprio tosto sto girone, questa è una B2 piena. Ah sì, non c'è dubbio, dovevo continuare. Vedi, anche il Matera sta lì, cioè sono squadre che non mollano, stanno tutte sopra. E ormai oggi è finito il girone d'andata. Però andata bene, dai. Sì, e infatti voi avreste scommesso per questa posizione all'inizio del campionato? Beh, no, No, probabilmente no. Cioè io non, onestamente non pensavo che saremmo finiti troppo in basso, non avevo tanta paura di retrocessione, pensavo a una cosa di metà classifica. La domanda cattiva è, avreste scommesso che De Zerbi mangiava il panettone? All'inizio, dopo dopo un po' di partite magari sì, ma all'inizio un po' di diffidenza c'era. Più che altro dovuto al fatto che non era conosciuto, non si sapeva insomma alla fine come giocava, come Però faceva io spero a giocare. che rinnovino subito, poi questa cosa è passata in secondo piano, non si è capito se ha rinnovato, se deve rinnovare, però che dovesse andare male quest'anno, per l'anno prossimo bisogna stravincere il campionato. Certo. Beh, pensiamo. Nella posizione in cui chiudiamo il girone d'andata dobbiamo fare di tutto per provarci. Vabbè, sono 6 punti, alla fine ormai secondo me bisogna puntare il primo posto, perché Sì. 6 punti non sono niente. Sì, è così. Poi bisogna vedere anche come vanno gli altri. Cominceranno ad arrivare le Infatti, penalizzazioni, spero che non riguardino mai noi, però anche le penalizzazioni, così noi abbiamo un punto in meno, fra l'altro, è fondamentale, se tu sei 5, 5 è diverso che 6. sì, certo. Certo, 5 diverso che 6, però adesso vediamo anche gli altri se reggono il ritmo, perché qui sono campionati costosi, qualcuno se compra altri giocatori avrà difficoltà economiche ancora maggiori. Insomma, dai, ci sono tanti elementi No, io credo da. poi che noi siamo comunque in crescita, dall'inizio del campionato siamo sempre in crescita, perché stiamo chiamando il gioco, quindi spero possiamo fare meglio ancora nel prossimo girone di quanto abbiamo fatto in questo. Tu, Vincenzo, sei fiducioso? Assolutamente, io vedo sempre il bicchiere, come si dice, mezzo pieno, quindi per me il campionato che sta facendo il Foggia è spettacolare, perché nessuno avrebbe pensato all'inizio dell'anno in questa posizione, quindi merito al mister, merito al DS, merito alla società, merito a tutti i giocatori che ci stanno credendo. Anch'io ero scettico, molto scettico sulla figura di De Zerbi, e invece mi sono venuto di credere. Niente. Vediamo un attimino di far quadrato intorno a questa squadra, sperando di trovare altre forze economiche che si aggiungono alla società, e con un paio di puntelli io credo che possiamo addirittura sperare di raggiungere la serenità in cima alla classifica. Sì, ormai questa è A una cosa che. centrocampo, visto oggi come è cambiata la musica, quando è tornato Quinto era proprio tutta Assolutamente. un'altra. Un Sì, ma poi. tutto di gioco. No, ma siamo convinti del fatto che questa è una squadra quinto dipendente, cioè cambia molto se c'è o se non c'è. Cambia Poi completamente il gioco. abbiamo vinto anche quando non c'erano altri, però è dura. Quando Però non il c'è gioco di Foggia è Quinto. questo con Quinto, secondo me. L'altra volta abbiamo visto meno, questo qua invece è proprio il gioco. Diciamo che lo facciamo meglio. Eh sì, Quinto lo è facciamo molto. stato nell'entrare la partita ai suoi tempi, Quinto gestisce la squadra, Quinto siamo quindi dipendenti. Un commento su Lionetti per concludere, perché questo ragazzo che ha giocato dall'inizio questa volta, che insomma. Secondo me, diciamo, tutte le volte che è entrato si è fatto sempre trovare pronto, questo merito a lui, bisogna fare i complimenti perché appunto non è che ha giocato tantissimo, tutto 18-19 partite, ha giocato poco, però quando ha giocato si è fatto sentire, insomma. E poi è ancora giovane. È giovane, ecco, l'unica cosa rispetto all'attacco, io non sono tanto convinto di Iemmelu lì all'arco, non mi sembra che abbia fatto granché, insomma, forse non c'ha le caratteristiche, cioè sul 2-0 lì che ormai erano come birilli i difensori che c'erano, Cavallaro, visto, è entrato 5 secondi, Sì. Cavallaro però è arrivato con l'avversario a terra, steso e suonato. però già anche sul 2-0 era un po' così, quello senza stardiva, Iemmelu non la passava mai.
E poi non c'era quel dribbling che c'è in genere Cavallaro, secondo me, almeno da Lecce giocatori è più, di una, fascia più un largo. terminale offensivo, l'ultimo terminale, lì messo sull'ala. Forse magari se giochi con due punte può essere che gioca un po' più, però così largo. Infatti io mi aspettavo che giocasse Sarno dietro a Leonetti e Iemmello quando ho visto la formazione, poi invece non ha giocato così. Anche perché poi Gemmello l'abbiamo sempre visto dare molto quando si muove in orizzontale lungo il limite dell'area e poi entra dentro, no? Ne ha fatti di gol e nonostante lo sappiano è difficile mantenere in quel modo perché è possente, rapido, veloce. Però ecco, lui forse secondo me è stato uno dei pochi, non dico insufficienti perché poi comunque si è procurato il rigore, però è stato impalpabile, insomma, non ha fatto niente di memorabile in questa partita. Ma il rigore se l'è procurato Sì. partendo da una posizione che non era l'ala destra, l'ala sinistra, no? Infatti è stato È d'altra andato parte, centrale, è esattamente. andato centrale, dritto per dritto, come fa lui, aggirando l'avversario. Sì, questo. Onore a De Zerbi che è riuscito. Ha avuto diciamo, la prontezza e la fiducia a Leonetti, non è da tutti che è fuori cavallo, quindi ha dimostrato ancora una volta che ci sa fare, che ha la squadra in pugno, che la squadra è con lui, perché non ci dimentichiamo, lo spogliatoio è importantissimo per la squadra. E per ora il Foggia ha dimostrato che è un grandissimo spogliatoio. Sì. Tenere fuori un Cavallaro e prediligere un Leonetti che è un ragazzino rispetto a un Cavallaro che ha già dato qualcosa al mondo del calcio è sintomo di grande voglia di imporsi, voglia di rifare. Quindi ha fatto una mossa un po' azzardata, però che gli ha dato ragione. Quindi Leonetti ha fatto una grandissima partita. Sono d'accordo con Valentino sul fatto che la punta che Iemmello non possa essere un attaccante di fascia, però in questo momento bisogna credere nelle scelte di De Zerbi e per No, ora no. tutte le scelte sono state azzeccate, quindi onore a De Io spero solo che Cavallaro non la prenda male questa esclusione. Era quello che dicevo io. Ha dimostrato di avere ancora lo spogliatoio in pugno. Non era una scelta tanto normale da prendere da parte di un allenatore. È vero che quando vinci un allenatore ha il rispetto di tutta la squadra, perché le sue scelte, se vinci, comunque finiscono per riflettersi positivamente su tutti, quindi tutti quanti lo rispettano, accettano anche queste esclusioni. Poi mi sembra che uno dei punti di forza del Foggia degli ultimi 3 anni, quindi dall'addio in poi, sia stato lo spogliatoio. Sì. Ci ha dato qualche vantaggio in più rispetto a squadre che erano anche in Serie D e in C2 più titolate di noi, titolate nel senso più con sicuramente sulla Avanzata. carta più forti, con giocatori più esperti. Leonetti giocava anche 3 anni fa, anche 2 anni fa giocava Leonetti con noi, quindi Sì. Un altro campionato sì, quindi capisci? Cioè, alla fine lo spogliatoio ha fatto tanto, ha fatto la differenza. Va bene, ragazzi, No, allora. la prossima, insomma, non sarà semplice, almeno Martina, però. Ci diamo un appuntamento a domenica dopo Martina Foggia. Speriamo di Bene. commentare un'altra bella Un'altra vittoria. prestazione con un altro bel risultato. Vediamo Va bene. Dai, poi lo sperimentiamo. Se va bene, la nostra coppia di opinionisti con qualche altra aggiunta, se si vogliono aggiungere se lo vedremo. intanto. Manca Manuel, ha detto Manuel era E impegnato Manu ieri. allora, Manuel era impegnato, però mi ha mandato un messaggio che leggo. Io sono rimasto al 4-0 in mezzo Foggia. Bravo Saluti a tutti i mitici. Manuel, Spiegherò a Manuel che per rispetto il Foggia si è fermato sul 4-0 perché non poteva farne non fargli altre perdere e non si è perso niente. Va bene, poi ci aggiungeremo anche Manuel. Voi rimanete bloccati, siete precettati per domenica prossima. E così sperimentiamo questo parere dei mitici sulle partite del Foggia. Buona serata a tutti. Dimmi. Stasera non abbiamo avuto il piacere di avere il nostro Tonio a dare un suo commento. Ah, è vero.
Eh sì, è vero, è vero. Io non so, Tonio, se ci poteva seguire o se addirittura non ha seguito la partita. Lo preallerterò per domenica prossima, così vediamo se anche Tonio potrà aggiungere un piccolo cameo ai nostri interventi. Va bene. Ciao ragazzi, Grazie. buona serata a tutti. Buonasera. Saluti ai mitici. Ciao a tutti. Ciao, ciao.